Agrigento, a Casa San Filippo, nella Valle dei Templi, presentato in una conferenza stampa un progetto per potenziare le possibilità di mobilità in Sicilia e per incentivare il turismo nella regione Sicilia, rendendo il territorio siciliano più connesso con le altre regioni italiane e nell'ambito di una rete internazionale. Si tratta di un progetto frutto della collaborazione tra Flixbus, leader europeo dei viaggi in autobus, Ibla Tour e Fratelli Patti Autolinee. Alla conferenza hanno partecipato anche Confcommercio, Feder Alberghi e Fiavet Sicilia. Oggi siamo orgogliosi e felici di entrare a far parte del network della Flixbus, è un'azienda dinamica, giovane, con alti contenuti tecnologici. L'azienda ci ha scelto come partner e ci ha affidato una linea che da Mazara del Vallo porta fino a Roma con delle corse giornaliere e si viaggia in notturno. I mezzi sono i mezzi verdi, mezzi di ultima generazione, acquistati nuovi e con comfort a bordo per i passeggeri con uno standard molto alto e soprattutto contenuti tecnologici molto alti. La piattaforma Flixbus è una piattaforma molto flessibile e dinamica, permette ai passeggeri di prenotare e viaggiare in maniera facile, easy e green come si professa la Flixbus. In ultimo, oltre ad essere collegate tutte le città verso Roma e da Roma, quindi Mazara del Vallo, Castelvetrano, Sciacca, passando per Agrigento, Canicattì, Caltanissetta, Enna, Messina e per arrivare a Roma Tiburtina la mattina. Con questo progetto stiamo affrontando una grande avventura, perché non solo cercheremo di spostare tutte le persone che vanno al nord per motivi di lavoro, perché come sapete purtroppo la nostra terra ha un alto tasso di disoccupazione e quindi molte persone sono costrette ad emigrare nelle grosse città del nord. Con questi collegamenti noi cercheremo di abbassare questo gap, diciamo, e permettere ai nostri cittadini di raggiungere queste città del nord in modo agevole e veloce. In particolar modo la nostra azienda si occuperà della tratta Licata, Gela, Caltagirone, Acireale e poi ci proseguiremo fino a Roma, dove, diciamo, là con il sistema dell'interscambio della Flixbus avremo la possibilità di portare nella nostra regione non solo quel flusso passeggero che proviene dall'immigrazione, ma anche quel flusso turistico. È stato fin dal principio la nostra intenzione collegare tutte le città della Sicilia per offrire sia alle persone, ai turisti che vogliono arrivare in questa bellissima regione, ma sia anche ai siciliani di poter raggiungere l'Italia e l'Europa in modo più facile. È la nostra intenzione offrire sempre più collegamenti. Oggi sono 34 le città che colleghiamo, con la collaborazione che abbiamo comunicato oggi aggiungiamo ben 9 città, soprattutto di quest'area, come Canicattì, Gela, Sciacca, Licata e anche altre come ad esempio Acireale. Inoltre con questa collaborazione abbiamo anche intensificato i collegamenti ad esempio da Messina, da Palermo e da Trapani e Agrigento sulla capitale. Arrivare alla capitale poi è uno snodo centrale per poi raggiungere le 2000 destinazioni che oggi Flixbus offre. In soli 8 mesi da quando abbiamo lanciato il primo collegamento in Sicilia, ben 200.000 passeggeri sono arrivati e sono partiti dalla Sicilia e la maggior parte di questi sono stati stranieri, indicativo del fatto che le persone appunto vogliono visitare questa bellissima regione e con Flixbus lo possono fare. Questo importante vettore privato che collega la Sicilia con tutto il resto d'Italia ha scelto due aziende agrigentine, due aziende della provincia di Agrigento, Fratelli Patti Autolinee e Ibla Tour, per svolgere questo servizio. Quindi naturalmente a noi ci rende orgoglioso, anche perché queste sono due aziende che non solo danno lavoro a decine e decine di persone dell'indotto, ma naturalmente fanno parte del nostro della nostra confederazione, quindi ci rende sicuramente molto orgogliosi e soprattutto c'è una possibilità in più per i turisti di venire a visitare la nostra meravigliosa città e magari farla in una maniera assolutamente diversa e magari tornare a casa con un bellissimo ricordo.